Ben ritrovati a una nuova puntata di Sportigulio. Come al solito al giovedì, anche questo giovedì di Settimana Santa, siamo in linea, le celebrazioni sono finite e andiamo a parlare di sport. Come al solito intorno alle 21:10, alle 21:15 e poi in replica alle 23:30 e poi ricordatevi anche al venerdì su canale 285 intorno alle 21:50. Graditissimi ospiti, anzi un super ospite questa sera che andiamo a conoscere fra pochissimo e parleremo soprattutto di pallanuoto, di golf, di tennis, di panatron, un po' gli auguri a tutto lo sport, questa è l'idea, poi ci avremo previsto un collegamento e poi abbiamo soprattutto una parte fondamentale di questa sera, il grande basket. Ma andiamo. Intanto saluto Luca Castagnola, il solito Buonasera, compagno buonasera a di tutti. viaggio. Ciao Luca. Ciao Roberto, buonasera a tutti. Benissimo. Poi Fabrizio Pagliettini, che è presidente del Panatron Tigullio Chiavari e non solo, direttore anche del Circolo Golf Raffallo, perciò parleremo di tutto lo sport e poi un pochino anche di golf e di tennis. Ciao Fabrizio. Ciao Roberto e buonasera a tutti quanti. E poi, insomma, sono anche un po' emozionato perché non mi capita di presentare personaggi così. È uno dei grandi del basket italiano, un'icona della pallacanestro Cantù. Abbiamo con noi, collegato, credo, da Cantù, Pierluigi Mazzorati. Ciao Pierluigi. Ciao Roberto, ciao Fabrizio, ciao Luca. Allora, Ciao Pierluigi. veramente Invito. Fabrizio, aiutiamoci a presentare Pierluigi perché è difficile, voglio dire, non siamo allenati dalle nostre parti a avere dei campioni così. Assolutamente no, però è anche molto facile poi in realtà perché unisce una marea di generazioni che hanno il basket nel cuore, ma lo sport in generale nell'animo. Pierluigi Marzorati è uno di quei nomi che si abbinano immediatamente allo sport che ha praticato. È un'icona, come hai detto, è un grande personaggio. Poi ho avuto la fortuna, anche grazie soprattutto a te, di conoscerlo anche dal punto di vista umano. È una di quelle persone che servono come esempio importante per i nostri giovani. Quindi sono molto emozionato anch'io e onorato di essere in questo salotto virtuale al suo fianco. Ecco, tra l'altro per i più giovani, no? Perché magari noi, per noi è scontato Pierluigi, magari ci sono anche i giovanissimi che voglio ricordare alcune sue vittorie, no? Perché è veramente una lista, direi, infinita di partite, di punti, di campionati, olimpiadi, ma per fare una sintesi, non so, due scudetti, due coppe campioni, quattro Coraci, due intercontinentali. Quattro coppe delle coppe, ha partecipato ben a quattro Olimpiadi, 72, 76, 80, 84, ora Nantes alle europee nell'83 e poi mi sembra altri tre bronzi agli europei. Non so se mi sono sbagliato, comunque sono già tanti così, Pierluigi. Ti sei dimenticato la cosa più importante. Aia, qual è? Ho giocato con la maglia azzurra 278 partite. Questa sì. Siccome è un record che sarà imbattibile, più si dice i record sono fatti per battere, questo no. Perché? Perché quando noi negli anni 70 il campionato era 12 squadre, per cui non c'erano i playoff. C'erano 11 partite all'andata, 11 ritorno, 22. 22 domeniche vuol dire 5 mesi, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, no? 5, o novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Per cui avevamo 7 mesi per la nazionale, dove è vero andavamo in giro a fare dei tornei alla grande, no? Perché sai, Rio de Janeiro, Copacabana, andavamo anche sulla spiaggia, no? Poi, non so, anche Buenos Aires, Montevideo, quindi le ben girate, ma anche il Nord America. E quindi poi giustamente le manifestazioni olimpiadi, campionati europei, solo che noi in quel periodo lì, avendo 7 mesi, giocavamo mediamente 30-35 partite all'anno. Per cui capisci che in 15 anni di attività siamo riusciti a, adesso che l'attività dei club praticamente dura 10 mesi e un mese di riposo lo devi dare ai giocatori, per la nazionale resta poco, solo qualche partita durante il campionato, ma
fanno 10-15 partite al massimo all'anno, sai, poi quando arrivi dopo una stagione 10 mesi tra cerotti, infortuni, recuperi, compagnia bella, di testa non ci sei più, quindi è praticamente impossibile. Ci tengo perché lo dico, mi piace vedere anche l'Italia quando gioca a calcio, a rugby o cosa, perché ci tengo la maglia azzurra proprio anche in relazione a questo record. Comunque 4 Olimpiadi credo che sia di nuovo un altro record nel mondo dello sport, no? Perché non credo che tanti sportivi possano dire ho partecipato a 4 Olimpiadi. Ma guarda, la cosa che colpisce è quando parlo con qualche, adesso tra l'altro c'ho un Gerard Marzorati che è un giornalista di New York, è nato, no, suo nonno è nato a Cantù, è andato a New York, lui è un giornalista molto quotato che adesso ha fatto un libro, l'ho contattato proprio in questi giorni, mi ha risposto stamattina. E la cosa bella degli americani è che effettivamente per loro pensare che uno ha fatto 4 Olimpiadi è una cosa impossibile, perché rispetto alle nazioni europee dove i cicli delle nazionali durano 8, 10, 12 anni, no? Quindi più o meno sono sempre poi gli stessi, no? Con Corbalat, Rakanov, Meneghin e compagnia. Invece loro ogni Olimpiade, anzi ogni anno cambiano squadra, prima attraverso l'università, adesso con l'NBA. Perciò non riescono nemmeno a capire, voglio dire. No, ma fatto così, è Superman, 4 Olimpiadi. Però siamo in diversi, no? Perché appunto anche c'è chi ne ha fatte 5 di Olimpiadi, anche 6, quindi magari sport come l'equitazione, però sicuramente per uno sport di squadra devo dire che io, diciamola com'è, ho beneficiato molto innanzitutto di Dino Meneghin, no? Che era il nostro pesce pilota, come lo chiamava Gamba, io direi il nostro capitano, che sicuramente è stato capitano nel vero senso della parola, nel senso che era quello che tirava fuori la grinta, la rabbia quando le cose non andava bene, quindi pur essendo una persona dal punto di vista assoluto sportivo veramente altruista, perché lui secondo me poteva sicuramente, quello che ancora più di Gallinari, lui aveva la potenzialità di giocare nell'NBA. Non è potuto andare per un infortunio che ha avuto al ginocchio e poi per questa regola del cavolo che se diventava professionista non poteva più tornare, in caso di una carriera breve di là non poteva più tornare, e allora ha deciso di andare avanti giocando a Varese con Raga e Mors che facevano 30 punti a testa. Nicolis lo metteva là a fare i blocchi, e quindi Dino secondo me non ha sfruttato la sua potenzialità, perché un giocatore 2,04 con un tono muscolare come lui e la rapidità, ripeto, per me poteva essere un ala forte ma veramente da alto livello di NBA. E quindi diciamo anche lui, poi vabbè, c'era via via Iellini, Bariviera, Masini, poi Recalcati, poi è venuto Sacchetti, Brunamonti, Caglieri, Sriva, quindi chiaro che da solo uno non fa niente, ma non è che è falsa modestia, dico semplicemente che ho avuto la fortuna, magari anche la perseveranza e la pazienza di lavorare personalmente per migliorare, però da solo appunto sono il caso Jura, no? Che tu ricordi benissimo, grandissimo giocatore, forse uno dei più grandi americani venuti in Italia, ma aveva dei compagni di squadra non all'altezza, per cui non ha vinto niente, per cui l'importante è fa squadra nello sport, che è una cosa fondamentale. Certo che i talenti personali, se li metti assieme, talenti di qualità, e allora arrivano anche i risultati. Bene, come vedete, ecco, il tema questa sera è centrato, poi grazie Pierluigi, sei partito subito a razzo con la nazionale e va benissimo, perché insomma l'hai rappresentata per quanti anni, Pierluigi? Ma io ho esordito contro Israele nell'agosto del 1971, che non avevo ancora, avevo 18 anni, e ho smesso ai mondiali di Spagna dell'86, quindi 15 anni di attività. Ecco qua, mi perdonerai, c'è una nazionale che ci tengo anch'io d'affetto, c'era anche un certo Ario Costa da quelle parti, no? Salutiamolo, facciamo anche lui gli auguri buona Pasqua, perché se li merita. Tra l'altro ha fatto una bella scelta secondo me con l'allenatore Repescia, e la stagione di quest'anno io lo sento abbastanza Ario, e lo sento veramente tranquillo, perché merita, una persona posata, e giustamente faceva parte anche lui dei 12 della medaglia d'oro di Nantes, come hai messo in foto. Dimmi un po', ma
ci racconti cosa ti ricordi di Ario, di quella medaglia? Lui ha giocato pochissimo, era giovane comunque. Beh, sai, il problema è, secondo me era che la cosa veramente critica è che noi abbiamo fatto un torneo a preparazione a Torino e praticamente ce la tiravamo in faccia, cioè non riusciamo a vincerne una, ma al di là di perdere, ma non avevamo gioco, non riuscivamo a capire. E mi ricordo una serata con Sacchetti e Brunamonti che cercavamo di capire, no, dopo l'ennesima sconfitta, qui andiamo agli europei, si spazzano via subito. E invece non si sa per quale meccanismo abbiamo cominciato a vincere quella partita lì di fortuna con la Spagna, con quel famoso canestro mio che è ballonzolato sul ferro per tre volte e poi è entrato, abbiamo vinto quella partita lì e come è cambiato l'atteggiamento di fiducia, no? Perché tra di noi, cioè, eravamo più che altro molto preoccupati per non far brutta figura, ma stavamo veramente dando di tutto, non è che c'erano delle fazioni per cui eravamo rotti, no, no, eravamo uniti, ma eravamo preoccupati perché non riuscivamo a trovare il gioco. E è stata quella molla lì, poi la famosa partita con la Jugoslavia, dove c'è stata quella scena, la rissa finale, bravo, la rissa, e quindi che però ha, secondo me, ha cementato ancora di più il concetto di squadra. E quindi da lì abbiamo cominciato anche a giocare meglio, a trovare i giusti equilibri, per esempio dei tre play, noi eravamo Caglieri, Brunamonti e Marzorati, e quindi ci intercalavamo durante il corso della partita e chiaramente tenevamo un ritmo abbastanza alto. E poi diciamo che non deve mancare mai la fortuna, in semifinale noi giochiamo contro l'Olanda e vai a vedere che la Spagna batte la Russia, l'Unione Sovietica, quindi chiaramente questo è stato un grande favore che ci hanno fatto, per cui contro la Spagna sapevamo che potevamo perdere solo noi perché eravamo più forti di loro. Però ripeto, con la Russia, secondo me, quella Russia lì 9 volte su 10 vincevano loro. Il fatto che la Spagna ha vinto contro Dio ce l'ha eliminata ci ha permesso di vincere l'Europeo. Allora, intanto questa è un'anteprima di Pierluigi, intanto un flash, poi magari ci rientriamo. Oggi Pierluigi cosa fa Marzorati nella vita? Ma diciamo di professione sono ingegnere ormai da qualche anno e stiamo lavorando molto, tra l'altro sono mio figlio che è architetto che mi segue qui in ufficio, stiamo lavorando sull'impiantistica sportiva abbastanza bene, diciamo intensamente, perché lavoriamo anche su tutto il territorio nazionale, abbiamo veramente cambiato, come si dice, marcia. E siccome mi sento un po' ancora in debito col basket per quello che mi ha dato, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto anche a livello di notorietà, ma soprattutto direi soprattutto di rispetto delle persone, trovo affettuosità nelle persone nei miei confronti, anche proprio nel mondo del lavoro, che si meravigliano perché Marzorati alza il telefono e li chiama Pierluigi Marzorati. Pierluigi Marzorati è uno che adesso a pallacanestro non segna più neanche in una vasca da bagno, quindi non è più un giocatore, però sicuramente credo di aver accumulato parecchie esperienze, no? Sui valori, sul fatto del rispetto, dell'umiltà, nel sapere anche rispettare le persone che hai di fronte, e una volta era l'avversario, adesso possono essere i clienti, quindi vuol dire. E in questa situazione mi sono messo col mio amico Corbalan a cercare di mettere in piedi un'associazione di veterani del basket che possono veramente trasferire ai giovani quei valori educativi, formativi, socializzanti, ma non solo parole, perché in questo percorso sto incontrando parecchie persone che hanno esperienze di vita del basket importanti, non solo sull'aspetto tecnico. Posso raccontarvi di un arbitro, che non vi faccio il nome, che quando l'ho chiamato si è commosso, gli veniva da piangere, mi dice: guarda che io vado già nelle scuole a parlare con i ragazzi e devo dire che è una grande opportunità che mi metto a disposizione, sono contento, perché io e friulano ho avuto questa sfortuna che mio padre è stato deportato quando la Jugoslavia ha preso l'Istria e sono rimasto orfano di padre, per cui la fortuna di avere i genitori, la fortuna di avere gli insegnanti in un paese democratico e avere la possibilità di fare uno sport è importante per la crescita. Quello che è mancato a me, perché insomma una persona che dice mi è mancato mio padre da piccolo, è stato orfano, credo che sia una delle cose più brutte che può capitare a una persona, soprattutto a un ragazzo. Certo, Pierluigi,
Salutiamo, perché si è collegato ed era previsto, il nostro Don Andrea Buffoli, che tu non conosci, avrai modo questa sera di conoscere, uno sportivissimo. Lui è un tifosissimo della Virtus Entella, la squadra chiavarese di Serie B che sicuramente conosci. E poi però ho sempre apprezzato in Don Andrea che l'ho visto ad esempio tante volte alle partite di basket dell'Aurora Basket Chiavari, perciò non solo si occupa di calcio. Oggi lui ha un ruolo in diocesi, poi soprattutto per quanto riguarda stasera fa l'assistente spirituale, dimmi se sbaglio Andrea, le parole giuste se sono queste, della Virtus Entella. Intanto ti salutiamo, ciao Don Andrea, sono amici questi, Fabrizio, Luca, li conosci e Pierluigi lo conosci di fama, giusto? Di fama. Ciao Andrea. Ciao Roberto, Fabrizio, Luca, Pierluigi, ciao e buonasera a tutti i telespettatori. Fa sempre piacere essere qui a parlare un po' di sport in questa settimana di passione del Signore, direi che la passione di Gesù con la nostra passione per lo sport c'entra pienamente. Dunque possiamo insomma non considerarci, anche se è giovedì santo, fuori luogo? Assolutamente no, là dove c'è passione ci sono ferite ma c'è vita, quindi evviva! Bene, allora la presenza abbiamo chiacchierato un po' in questa prima parte con Pierluigi, siamo partiti a razzo sulla nazionale, ben 4 Olimpiadi con 278 presenze. Dicevamo che non è facile trovare uno sportivo in tutti gli sport che ha queste presenze in nazionale, soprattutto nel basket, si diceva, sarà un record imbattibile. Fabrizio e Luca, Fabrizio, tu questa sera parlavamo del Panathlon e vuole essere un po' la tua figura, come si diceva, Pasqua, Natale, ci si tiene a fare un pochino anche gli auguri, un momento di riflessione, no? E rappresentare un po' gli sportivi nostri qua locali, Fabrizio. Allora, due parole da panatleta al mondo sportivo nostro. Sì, la Pasqua per me da sempre vuol dire speranza e penso che sia un momento molto importante questo, proprio per dare un significato ancora più grande a questa parola. In questo periodo abbiamo cercato, come Panathlon di Guglio Chiavari, di ascoltare le società sportive del comprensorio attraverso chiaramente palinsesti alternativi a quelli che è la presenza di persone, e molto spesso è venuta fuori questa grande difficoltà di questo periodo a fare sport, a farlo in una maniera completa, a dare l'opportunità a dei ragazzi che spesso sono chiusi in casa di praticare lo sport, e non soltanto i ragazzi ma anche le persone più adulte e gli anziani. Quindi il messaggio, la speranza è proprio quella di poter ricominciare piano piano. Le parole ne abbiamo fatte tante in questo anno così nefasto. Adesso stiamo cominciando, grazie al vaccino, grazie magari a una maggiore attenzione, a vedere la fine del tunnel. Speriamo che si riesca di nuovo ad avere momenti di aggregazione grazie allo sport. Ne abbiamo tutti tanto, tanto, tanto bisogno e devo dire, lasciamelo aggiungere, anche dal punto di vista occupazionale ci sono tante persone che nel mondo dello sport stanno soffrendo non indifferentemente, perché ovviamente manca il lavoro, manca la possibilità appunto di mantenersi e quindi la Pasqua spero vivamente che possa significare una luce in questo settore. Grazie Fabrizio. Luca, se vuoi aggiungere qualcosa su questo filone, intanto ti chiederei se il tuo compleanno insomma è stato recepito questa settimana. Ci siamo lasciati sì. Con le tue foto dei 60 anni. È stato recepito, ecco. ovviamente è un momento molto difficile per lo sport, ecco, lo sappiamo, lo vediamo tutti i giorni, l'attività giovanile, io parlo soprattutto per la pallanuoto, ecco, il nuoto ha ricominciato un po' di attività e tutto, invece la pallanuoto, soprattutto la pallanuoto a livello giovanile, non è ancora ricominciata, sembrerebbe che a breve dovrebbe ricominciare. Ecco. È un momento difficile per tutto lo sport, speriamo che veramente, come diceva Fabrizio, si riesca a superare
superare questo momento, che la Pasqua, appunto, che per i cristiani ha sempre il valore, appunto, della risurrezione, della speranza nella vita, ecco, la speranza della vita, possa veramente portare poi finalmente a una situazione, a un miglioramento della situazione tra vaccini e tutte le misure cautelative che sono state prese in questi ultimi periodi, possa veramente portare un miglioramento che a questo punto poi anche lo sport possa ricominciare a pieno ritmo, perché comunque i ragazzi, ma non solo, hanno bisogno, ecco, di questa attività sportiva, ecco, di un'attività che li impegni, che li faccia crescere, un'attività anche agonistica, insomma, che li porti a voler raggiungere degli obiettivi, ecco. Io vedo che in molti casi sembrerebbe quasi che questi ragazzi non abbiano più un obiettivo, ecco, anche la scuola a distanza e tutto, sembrano un po' persi, ecco, questi gli obiettivi poi che sono gli obiettivi della vita, ecco, raggiungere il traguardo nella scuola, nello sport. E quindi speriamo veramente che si possa, questa situazione possa migliorare, si sblocchi e si ritorni un po' alla vita normale, ecco. Quella a cui eravamo abituati fino a un anno fa. Gianluigi, se posso, il tuo rapporto, visto che siamo in questo tema di Settimana Santa, con la fede, l'essere credente, come è sempre stato? Ma diciamo che sicuramente la cosa che ci tengo è che io ho iniziato a giocare all'oratorio, ma non a giocare a pallacanestro all'oratorio. L'oratorio è cominciato, andavo a 6 anni, perché chiaramente vissuto in una famiglia con papà e mamma. Mio padre era un artigiano, posatore di pavimenti, aveva un ottimo rapporto col parroco della città dove abitavamo, di Figino, e quindi automaticamente anche mia mamma mi ha sempre seguito, no? Discorso, oltre la scuola, frequentare l'oratorio, e per me l'oratorio, diciamolo francamente, era la mia palestra polisportiva, no? Perché non avevamo neanche il campo di basket, giocavamo a calcio, facevamo le corse, andavamo alle corse, mi ricordo ancora col cerchio, no? la manopola, in giro a fare le campestre. Cioè, io sono diventato atleta non con il basket, ma con l'oratorio. Quindi è chiaro che poi, quando a 10 anni mi sono trasferito a Cantù, mio padre ha fatto casa a Cantù, e quindi ho cominciato a frequentare l'oratorio di San Michele, che era il primo oratorio che aveva il campo di basket. È chiaro, lì poi, cominciando le scuole medie, frequentavamo la famosa e gloriosa palestra Parini, dove si allenavano appunto i giocatori della Serie A, e c'era qualcuno che aveva questo rapporto, quindi è proseguito, diciamo, no? Perché a Cantù, se non giochi a basket, si è un po' tagliato fuori. Quindi diciamo che sono stato coinvolto, ma io un ragionamento che ho fatto con un tuo collega giornalista 4 giorni fa, perché sì, io ero un contropiedista, ero atleticamente preparato, non ero grande tecnico di tecniche di fondamentali, anche se piano piano sono migliorato, ma soprattutto io sono diventato un vero atleta con l'attività oratoriana, con l'attività, la poi i famosi grass, no? Gli oratori estivi che si facevano. Io aspettavo solo che finiva la scuola, perché avevamo un mese e mezzo di grass da andare a giocare liberamente. Poi chiaramente c'erano anche momenti in cui, ricordo l'Antonio, si tenevano momenti di preghiera, e quindi è automatico che poi, frequentando un certo ambiente, sei coinvolto, no? In tutti quelli che possono essere poi degli aspetti del rispetto dell'avversario come del compagno, del rispetto delle regole, del rispetto dell'umiltà, che c'è sempre qualcuno più bravo di te, no? Questo, diciamo che poi via via abbiamo avuto, no? Anche la nostra società, che era denominata quella dei pretoni, ma non è che era offensivo, era un orgoglio, perché sicuramente anche il nostro presidente in primis era uno cresciuto anche lui all'oratorio di San Michele. Diciamo che questo oratorio di San Michele è stato un po' la fucina di non solo il presidente, ma anche di dirigenti, di accompagnatori, medici e infine anche giocatori. Per cui è chiaro che purtroppo oggi, purtroppo l'oratorio di San Michele passo ancora frequentemente, lo vedo al di là della pandemia chiuso, ma la domenica pomeriggio, che mi ricorda tanto la canzone di Celentano, per me non c'era domenica pomeriggio senza l'oratorio. Adesso l'oratorio lo vedo un po' vuoto, e quindi secondo me probabilmente quello che si diceva qui anche prima, anche Fabrizio e Luca, no? Questa mancanza di
stimoli, di motivazioni, di obiettivi, probabilmente anche perché, diciamo, era anche certe volte inconsciamente era educativo l'oratorio, non solo l'ambiente che ti portava a rispettare quei luoghi, rispettare le persone che ti frequentavano, perché non è che ci voleva sempre il coadiutore presente, ma anche se non era, sapevamo che dovevamo rispettare quel luogo perché era il luogo di aggregazione, di amicizia, di rispetto e tutte quelle regole che poi le impari e a 68 anni ti accorgi di dire cavoli, però sono partito da là. Don Andrea, che bello non sentire parlare anche su questi temi un campione come Pierluigi Marzorati. Sì, mi pare che testimoni bene lui, che appunto è un campione, come anche ha testimoniato Fabrizio e Luca, il fatto che abbiamo dato per troppi anni per scontato che lo sport, oltre ad avere tutto un apparato, se volete, ufficiale, con le varie regole, con il mondo delle stelle, dello sport, eccetera, 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 aveva però un tessuto di aggregazione sociale ed educativo fortissimo. Lo ha sempre avuto e noi negli ultimi anni forse lo davamo per scontato, anche nelle nostre comunità parrocchiali, come diceva Pierluigi, il fatto che un ragazzo potesse apprezzare il valore delle regole, il valore del fare squadra, il valore dello stare insieme all'interno di una parrocchia tramite lo sport, era un fattore decisivo. Questo tempo ci ha spogliato delle cose essenziali che non vedevamo più perché scontate. Quando noi diamo una cosa per scontata vuol dire che quella cosa va rimessa al centro. Ecco, noi se ci prepariamo a un periodo di riapertura, come ci auguriamo tutti prestissimo, che cosa dobbiamo rimettere al centro? Forse ripartire da quei valori che diceva adesso Pierluigi è decisivo, perché questo può aiutarci, può dire che al di là di tutto quello che viviamo, di tutte le cose anche un po' più ufficiali, esteriori o macchinose che lo sport porta con sé, il valore della relazione in sé, con se stessi e con gli altri, è decisivo, è fondamentale, è per la crescita di cristiani, ma ancor più in generale per la crescita di uomini e donne maturi. E questo mi sembra una cosa che il Covid ci ha portato via, tra le tante cose che ci ha portato via. Bene, allora lasciamo un pochino nei nostri pensieri questi ragionamenti. Credo l'oratorio è qualcosa di parola magica quando si sente parlare. Noi forse qua delle nostre parti non c'è tantissimo, però c'è la nostra, sono le nostre parrocchie e oratorie, anche il piazzale dove ti incontri o ti incontravi, speriamo di nuovo presto. Pierluigi, questa foto alle spalle che poi vedremo bene dalla regia, insomma, cos'è, un passaggio a, insomma, che salto hai fatto? Ti ricordi? No, la partita è un effetto ottico. Sì, la partita era appunto Gabetti Cantù contro Vigevano, la make-up era, l'americano era che non mi viene, vabbè, comunque c'è Giulio Iellini, anche Polesello, quindi la squadra di Vigevano. E, ripeto, un effetto ottico, perché sicuramente quell'anno lì, che è circa il 78, ero oltre qualche anno fa, anche qualche chilo fa, quindi sicuramente saltavo di più. Però diciamo che sì, è stata una bella foto, è stato bravo il fotografo, perché in effetti in quella posizione lì non potevo sicuramente tirare il canestro, ma solo passare. No, invece volevo approfittare, adesso mentre parlavo Don Andrea, facevo una considerazione, no? Perché appunto siamo realisti, cioè non è più l'oratorio di una volta. Però credo che, secondo me, forse bisognerebbe, e qui chiedo che cosa si può fare, no? Partendo dal presupposto che i social sono quelli che attirano, soprattutto dall'adolescenza in su, cosa fare attraverso i social per prendere anche i ragazzi nell'età preadolescenziale, per fargli capire quei valori lì? Cioè, non possiamo, secondo me, prescindere dal fatto che esistano i social, e purtroppo per le questure social vuol dire azzuffarsi prima delle partite tra gli ultras, quindi non andrei neanche a analizzare a quel livello, per l'amor di Dio, ma credo che possiamo fare qualche cosa per preadolescenti, adolescenti, attraverso i social, per fargli capire che dopo la pandemia ritorniamo e dobbiamo dare dei valori.
capisco bene questa cosa, tanto bisogna sforzarsi in questo tempo di leggere la realtà che le persone, in particolare i ragazzi, stanno vivendo. Tutte le agenzie educative devono sforzarsi di fare questo. Leggendo un po' la realtà ci si accorge che i ragazzi con i social, se intercettati per brevi momenti durante la settimana, sono molto recettivi e capiscono molto e assorbono molto. Un momento troppo lungo o prolungato già diventa un momento difficile. Certamente si potrebbero intercettare i ragazzi così, con l'augurio però poi, e deve essere la cosa decisiva, che non appena si può ci si possa incontrare, perché poi la cosa che i ragazzi ci stanno dicendo anche nell'uso dei social, io insegno al liceo e mi rendo conto della famosa didattica a distanza, diventa uno strumento dove tu li aiuti a ragionare, ma poi un ragazzo, soprattutto di quell'età, ma anche gli adulti, lo sappiamo bene, ha bisogno di vedere questo ragionamento declinato nelle relazioni che vive. Non posso raccontare a un ragazzo che cos'è l'amore finché non lo prova quando si innamora, quando incontra un altro o un'altra. Stessa cosa per tutte le agenzie educative. Ieri con i miei alunni parlavamo di sport, a un certo punto un ragazzo dice sì, parliamo, però poi al campo non ci si va a giocare. E hanno ragione. Noi dobbiamo tenerli vivi con i social, per poco tempo, ma tenerli vivi e trovare i modi più diversi. E appena si può trovare dei modi per incontrarsi, in una piazza, dovunque, basta che ci si possa incontrare e si possa rivedere quella reciprocità troppe volte mortificata in questo tempo, ecco. Poi magari ritorniamo su questi temi. E Fabrizio, volevo così, la situazione è un flash su il tuo circolo Rafal, dove sei golf, che sei direttore, e anche una parola sul tennis. Abbiamo fatto un servizio che non è tanto, però ci vuoi così, basta una breve. No, io sono certamente, rappresento una parte di dirigenti e lavoratori del mondo dello sport fortunati, perché ho la fortuna di lavorare in due settori, quello golfistico e quello tennistico, che sono settori godibili anche in un periodo di pandemia così, così difficile. Il golf in particolare offre 45 ettari, nello specifico di Rapallo, in altre zone più vicine magari a Pierluigi, anche campi molto più ampi per 100-150 giocatori, quindi sicuramente lo spazio, oltretutto all'aria aperta e nel verde, ti dà un'ampia sicurezza di poter praticare sport senza problemi. Così nel tennis, chiaramente con un protocollo, e certamente questo ha fatto sì che ci siano state delle persone che si sono anche avvicinate a questa disciplina. Quindi personalmente chiaramente sono contento, perché abbiamo continuato a lavorare, siamo circa 40 persone, e quindi 40 famiglie che vivono grazie al golf di Rapallo, che oggi penso sia una delle realtà più consolidate del territorio anche dal punto di vista occupazionale, proprio perché per tutto l'anno, non soltanto stagionalmente, dà la possibilità di lavorare. È chiaro che il pensiero personale, ma anche come presidente del Parlamento, non va a tutti quelli che invece in questo momento sono fermi. Tornando al ragionamento che avete fatto prima, io sono convinto, sono d'accordo con Pierlo e con Andrea, bisogna rendere attuali i linguaggi di comunicazione. Non possiamo pensare di fare i sermoni di una volta perché i ragazzi non ti ascoltano. Aggiungerei, è vero che i tempi sono molto più stringati, bisogna essere più veloci, più diretti, aggiungerei che i ragazzi hanno bisogno, penso che Andrea sia d'accordo con me, hanno bisogno di storie, hanno bisogno di ascoltare delle persone che possano portare delle esperienze. È vero, è importante farle, ma è importante anche avere la possibilità di confrontarsi con una storia come quella di Pierluigi, per esempio, che parte da un oratorio e arriva a vincere delle coppe europee. E emozionare i ragazzi. Oggi l'emozione è molto difficile riuscire a trasmetterla, perché si vive in un mondo molto piatto, molto arrabbiato, molto triste, e i ragazzi hanno bisogno di emozioni positive. Quindi quello che sta facendo Pierluigi, raccontando se stesso e portando se stesso anche tra i giovani, ma quello che fai anche tu, Roberto, con
con queste iniziative è fondamentale, perché dobbiamo per forza riuscire a mantenerli caldi finché non si potrà nuovamente fare sport. Ma ricordatevi, non voglio dilungarmi troppo, ricordatevi, c'è un dato molto preoccupante: i ragazzi arrivano a 14 anni a fare sport perché i genitori li spingono e perché probabilmente è un'età ancora giusta, e poi smettono. E un motivo ci deve essere, e bisogna fare in modo che questo non succeda, anche perché lo sport educa il fisico e la mente. E due esempi straordinari che sono stati che sono venuti fuori dalle interviste che abbiamo fatto con il Panatron ci fanno riflettere. Un settantenne allievo della scuola di Evro Margarita che fa karate ha avuto 90 giorni di Covid, e quando è uscito da questa tragedia enorme ha detto a Evro: se io non fossi stato un atleta e non avessi avuto la testa e il fisico di un atleta, non sarei qua a parlare con te del Covid. E Andrea Dagnino ci ha raccontato, dopo aver vissuto quello che ha vissuto: grazie ai miei genitori che mi hanno fatto fare sport, perché se non avessi avuto il fisico che ho, non avrei superato questa malattia. Quindi pensiamoci bene a bloccare lo sport, perché è veramente un danno enorme a 360 gradi. Parliamo un pochino, naturalmente questa sera, avendoci Pierluigi, facciamo giriamo intorno a lui, lasciamo lo spazio a lui. Un flash, Luca, sulla pallanuoto, su qualche risultato. Sì. Allora, pallanuoto, fermo il campionato femminile di A2 del Rapallo, riprenderà il 17 di aprile. Si è giocata la prima giornata di ritorno del campionato di A2 maschile. C'è stato il derby Camogli-Lavagna, vinto meritatamente dal Camogli per 12-8. Quindi sarà stato contento Nicolò Pagliettini, il figlio di Fabrizio, che come sappiamo tutti è l'addetto stampa del Camogli. Quindi dicevamo, Lavagna che ha perso contro il Camogli, e purtroppo anche in Serie B ha giocato anche il Chiavari contro la Subsi Modena, e purtroppo ha perso anche il Chiavari per 5-4, una partita che purtroppo è risultata una sconfitta. Ecco. Però la Subsi Modena probabilmente la squadra in testa alla classifica, e sono convinto che il Chiavari si riprenderà nelle prossime partite contro le avversarie che probabilmente saranno un po' più modeste del Modena. E Lavagna invece ha un campionato difficile, perché giocherà sabato 10 aprile contro il Bogliasco, altra pretendente al primo posto nel girone, quindi dovrà giocarsi la partita fino all'ultimo per cercare di raccogliere punti, perché poi avrà le tre sfide contro le tre dirette concorrenti, e quindi dovrà cercare di arrivare a queste sfide con più punti possibile. Bene, grazie Luca. Pierluigi, ci raccontavi un po' prima di andare in onda dell'associazione, ci parlavi di un'associazione che ti porta nelle scuole, eccetera. Ci vuoi dire qualcosa? Beh, no, come dicevo, siamo in collegamento un po' tra appunto ex avversari, oggi siamo veramente amici, no? Quindi parlo di Juanito Corbalam, anche lo stesso Carmelo Cabrera, José Miguel Santillana, Berkovic, Nakic, Tarakanov, e l'anno scorso abbiamo cominciato proprio con la pandemia, quando non sapevi cosa fare, a messaggiarsi, mandare un po' di messaggi, di video di incoraggiamento, e con Corbalan, appunto, a un certo punto lui è un chirurgo, un medico in pensione, mi dice: "Dai Pierlo, facciamo qualche cosa per i giovani". E allora io gli ho risposto, come di solito farei: "Dai, pensiamoci su, vediamo". Perché mi chiama dopo 4-5 giorni e mi dice: "Guarda che io ho parlato con il mio ministro della cultura spagnolo e si aspetta da noi un progetto di promozione appunto dello sport e del basket in particolare nelle scuole, ma non sotto l'aspetto prettamente agonistico, ma che abbia anche dei valori educativi, formativi, socializzanti", no? E allora lì sono partito con questo acronimo di LIBA, Legends International Basketball Association, e abbiamo messo a punto una filiera di sostanzialmente progetti per la scuola d'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, università, e via via ho scoperto che ci sono tante persone che lavorano su questi progetti
anche nel dettaglio sul territorio, sulle periferie, ce ne sono tanti, tanta roba. E quindi è chiaro che la motivazione è aumentata, perché, ripeto, io credo che una cosa che insegna lo sport è l'entusiasmo, no? L'entusiasmo è il padre della motivazione. Se io non ho entusiasmo, come faccio a trovare un motivo per fare una cosa? Io di quello che dico sempre anche ai ragazzi, a differenza della scuola, che ci mandano perché la chiamano apposta scuola dell'obbligo, cioè anche in modo un po' sbagliato, ma non c'è uno sport dell'obbligo, c'è uno sport di scelta perché mi piace fare lo sport. Quindi il fatto che io faccio un'attività sportiva, una disciplina che ho scelto io, mi piace, mi porta automaticamente a spostare il limite della fatica. E come diceva giustamente Valerio Bianchini in uno dei suoi sermoni, nel momento in cui ti senti stanco è lì che puoi ancora aumentare il 10% con la tua testa per migliorare come giocatore e come persona. E effettivamente lo sport insegna questo, che la stanchezza può essere fisica, ma le riserve che abbiamo nella testa devono aiutarci. Ma come? Certo, se abbiamo le motivazioni, se abbiamo l'entusiasmo. Quindi io credo che questo qui è un momento, la Pasqua capita secondo me a fagiolo, proprio momento di resurrezione, non voglio confondere il sacro col profano, però in un regime post pandemia, che è una situazione pesante, veramente dobbiamo farci trovare pronti noi adulti e veramente dare qualche suggerimento. Ovviamente io non mi sento all'altezza, no? Io posso essere un traduttore, come ho sempre fatto, perché io da playmaker ascoltavo gli ordini dell'allenatore e trasferivo i miei compagni di squadra, ma non ho mai deciso a testa mia. Per cui avere qualcuno, io credo che abbiamo la fortuna di avere un papa veramente umano, veramente umile, veramente che dobbiamo tenercelo ben stretto, perché ogni giorno non manca di darci qualche segnale positivo, no? E quindi noi adulti dobbiamo recepire e cercare di fare qualcosa, come mi ha suggerito il mio amico Corbalan: non mettiamoci in poltrona, ma rimettiamoci in gioco per fare qualcosa per i giovani. Pierluigi, scusa un po', com'erano i duelli con D'Antoni? Ma guarda, io con Mike ho sempre avuto, lui, diciamola com'è, era molto più forte di me. Poi ha avuto anche... Non esagerare. No, ma non esagero, no, anche perché ha vinto molto di più. È vero che c'erano anche dei compagni in certe annate migliori. Io l'ho avuto per poco tempo giocatori migliori, no? Perché è importante, come dicevo prima, anche la squadra. Per cui è sempre stato un avversario leale. Non ho mai avuto nessun disguido con lui, nessun screzio. Sicuramente lui aveva questa grande abilità con le mani in difesa, no? Che sicuramente mi metteva in difficoltà, perché quando poi chiamava quella 3, la famosa 1-3-1, che chiamava Peterson e Mike era l'esecutore, sicuramente erano delle trappole, che dovevi stare proprio sveglio, e quindi cominciava a pensare alla partita un giorno prima, che poteva capitare. E poi giustamente con Valerio studiavamo anche le triangolazioni per cercare di superare queste trappole. Si diceva che quando mancava tipo un minuto avanti di 5-6 metteva la palla in frigo e la vittoria era praticamente fatta. Mentre oggi, come vedi, questa trasformazione anche dei playmaker, c'è un basket forse più veloce, arrivi anche a un minuto che sei avanti di 10, puoi anche perdere. E perché non c'è più un Pierluigi Marzorati o un Mike D'Antoni alla guida come playmaker, o perché è cambiato qualcos'altro? No, io ti dirò che sono d'accordo anch'io che è cambiato, non c'è più il vero play che controlla la partita. Ormai con questo cambio sono delle guardie per cui si alternano. Probabilmente è dovuto anche al fatto che rispetto a prima, dove si costruiva una squadra non solo nell'arco della stagione ma nell'arco degli anni, no? Perché noi siamo arrivati alla vittoria delle Olimpiadi a Mosca, dell'Europeo a Nantes, con un nucleo base che lavorava da 3, 4, 5, 6, anche 7 anni, no? E quindi c'era una certa continuità. Adesso col fatto che giocatori vengono cambiati nell'arco dell'anno 3-4 volte, non arrivano, partono, si capisce niente, per cui un allenatore non è che può pensare di lavorare su una squadra per anni, come succedeva alle grandi squadre, perché così era per l'Ignis Varese, così per il Simmental, così per la Virtus,
quando hanno vinto, perché si costruiva la squadra. Adesso arriva la stagione, io non so neanche chi sono i miei giocatori della mia squadra di Cantù, perché arrivano, vanno, partono, ne arriva un altro, per cui io dico, come fai l'allenatore a allenare una squadra così e pretendere di migliorare? Per cui è tutto uno schema diverso, soprattutto dal punto di vista tecnico. Penso che sia ora di spostare anche questa benedetta linea a tre punti almeno 50 centimetri più distante, perché è uno scandalo, no? Ormai giocare a pallacanestro, arriva giù uno più la palla e tira, per la palla e tira, su tiro a tre punti, ma non è più un gioco di squadra, è un tiro bersaglio. Per cui secondo me il gioco ha perso anche dal punto di vista tecnico. Ecco, Don Andrea, tanto facciamo un po' una parola sulla Virtus Entella. Mi sembrava, quando diceva Pierluigi, insomma, che i giocatori vanno e vengono, non sai nemmeno più chi c'è bene, no? Nella rosa parte una, poi viene cambiata. Lui parlava di 5-6 nuclei di 7 anni, è quasi impossibile, no? Questo accade nel calcio, accade alla Virtus Entella, no, Don Andrea? Sì, beh, ormai penso che sia un po' un discorso analogo per tanti sport, per il mondo del calcio in particolare, dove ci sono anche tanti ragazzi in prestito, tanti ragazzi che capitano lì così per poco tempo, poi se ne vanno. Questo non aiuta, perché un ragazzo non è aiutato a conoscere l'ambiente e a sentire anche l'identità che quell'ambiente ha. Ecco, respirare l'aria di un luogo è decisivo per far bene in quel luogo lì, ma perché in quel luogo lì ci si possa sentire a casa. Ecco, è anche vero che non è solo colpa dei giocatori. Oggi forse facciamo fatica proprio in generale a far sentire i luoghi come delle possibilità che noi abbiamo di sentire un'identità, quindi dove c'è una comunità che ti fa crescere. Anche in questo il Covid non ci ha aiutato, perché un giocatore oggi non vede tifosi, non vede nessuno, sta più tempo in casa, quindi non respira l'aria che c'è in una città. Ecco, questo non crea clima, non crea familiarità con l'ambiente, poi con una città come piccola come la nostra, questo si fa sentire. Ti ricordi, Robin, ne parlavamo anche l'altra volta allo stadio, come lo stadio vuoto non aiuti, ma i giocatori, ma anche i tifosi stessi, proprio si perde un po' quell'essere gruppo, quell'essere squadra e quell'essere famiglia più in generale, che nel mondo di calcio di prima era molto più presente. Ecco, adesso ci avviamo, non voglio essere troppo lungo, ma stasera Pierluigi, guarda, sentirti passa il tempo velocissimo, perché ci dici tante belle cose insieme a Don Andrea, a Luca e a Fabrizio. Facciamo una domanda secca, se riusciamo, a Pierluigi. Io butto lì, ma no, dai, cominciamo. Fabrizio. Beh, è un'entrata gamba tesa questa. No, io li stavo per chiedere, in mezzo a tante vittorie, se ce n'è una che li si ricorda di più e se ha legato di più con un suo compagno di squadra, eccetera. Pierluigi. Ma diciamo che sono due, una della maglia azzurra, direi la medaglia d'oro di Nantes all'europeo, secondo me meglio dell'argento delle Olimpiadi, perché medaglia d'oro vuol dire che essere arrivato uno, sei stato il migliore in quella competizione. E poi ecco la prima Coppa dei Campioni contro il Maccabi Tel Aviv, anche quella secondo me col club di Cantù è stata una vittoria, perché non so se eravamo superiori al Maccabi, però è stato molto bravo Bianchini a preparare quella partita, a prepararci. Queste sono le due vittorie. Per quanto riguarda i compagni, guarda, dirò che ne ho avuti due. Il mio fratello maggiore, che è Carlo Recalcati, che mi ha accompagnato a capire cosa volevo dire giocare in Serie A. E credo di essere stato il fratello maggiore di Antonello Riva, che l'ho accompagnato, diciamo, vestendo i panni di Recalcati nei confronti di Marzorati, io ho fatto nei confronti di Riva. E quindi sono contento, perché purtroppo, ecco, quello che il rammarico di povero Antonello è che si è fatto male in una partita di Reggio Emilia, che ha rotto il ginocchio, legamenti, di tutto, perché potenzialmente anche lui poteva essere un giocatore che poteva tentare la strada dell'NBA. Perciò ci stai dicendo che da una parte hai ricevuto da Recalcati e dall'altra hai dato ad Antonello. È anche bello questo, no? Ma diciamo che è stato un percorso che mi è riconosciuto anche Antonello, come io riconosco l'importanza di Recalcati, che mi ha dato veramente
una mano dei consigli e compagnia bella, anche con Antonello, anche facevo i sermoni tutti i giorni, però certe volte, anche essendo spesso anche con la nazionale in camera insieme, hai la possibilità di non parlare solo della partita, ma anche così della situazione familiare, rapporti affettivi, le amicizie, le esperienze. Quindi credo che ci sia anche quello di bello nell'esperienza dello sport. Sì, Antonello è anche molto legato di nuovo come figura a Cantù, no? Sì, sì, no, beh, anche perché abita qui ancora in Brianza, Rovagnato, è tornato, adesso lavora nel settore delle bevande energetiche. Io mi sono detto 4 volte, devo venire a trovarti, ma non riesco a trovare il tempo. Comunque ci sentiamo spesso, sì. Bene, magari organizziamo di nuovo una cosa come questa. Comincio un po' a dire che la Liguria lo saluta, che lui conosce queste parti, ci siamo già incontrati, tipo Santa Margherita non è tanti anni fa. Io ti mando il suo cellulare, tu lo chiami, non digli che te l'ha dato, digli che te l'ha dato Ario. Sì, ma guarda, pochissimi sono stati le persone che Ario mi ha messo in contatto a livello così personale, perché c'è stata molta riservatezza anche in queste cose. Sì, però ma anche ad esempio tu, Antonello, ecco, Antonello sono in contatto, cioè posso... ci siamo conosciuti nella storia, ecco. No, ma io guarda, per esempio ti posso dare anche nomi, perché io per esempio sono in stretto contatto con Carlo Caglieris, che mi sta dando una mano a proposito della Liba. Avremo modo di sentirci magari. Lui abita a Loano, in Liguria, quindi fa la vita da pensionato, perché adesso si è sentito rimesso un po' in gioco, però secondo me è una persona altrettanto importante, che può dare delle testimonianze valide, perché è una persona che sia come giocatore come persona a testa. È d'altronde un playmaker, vorresti dire. L'hai detto tu. Okay. Robby. Vai con una domanda più a Luigi, dai. Ma sì, io mi legherei a quello che ha detto Don Andrea Buffoli prima. Da tifoso, vedere lo sport con gli stadi vuoti difficilmente da emozione, e l'ha detto anche prima Andrea in un certo modo. Vorrei capire se ti è mai successo nella tua carriera, magari per qualche partita a porta chiuse, e secondo te che cosa prova un giocatore a non avere il pubblico vicino e a dover dare spettacolo e fare sport? Allora, a me non è mai successo, perché ripeto, la pandemia è una cosa, però neanche squalifiche del campo, non mi ricordo, però sai, un conto è giocare una partita a stadio vuoto, è un conto giocare un anno, cioè ti arriva, cioè secondo me è proprio l'ambiente che è in depressione, no? Perché non, cioè ti abitui, perché ti adegui, che non è che puoi dire non gioco, o non giochi, o se giochi devi giocare in queste condizioni, no? Però non è una reale competizione, perché la competizione, se non c'è il pubblico che ti fa sentire, sia che fai una cosa giusta che sbagli, è chiaro che aspetti, no? È come da fare gli allenamenti, quando la tristezza, puoi sentire le grida degli allenatori, è una cosa veramente deprimente, perché lo spazio, lo stadio vuoto non dà nessun impatto, non dà nessuna emozione, e quindi una cosa senza emozione è una cosa piatta. Sono condizioni di vita che lo sport ti ha messo di fronte, non quel determinato periodo o quella partita, ma una serie di circostanze che imparino. E quindi ai ragazzi, come diceva Don Andrea, secondo me bisogna sicuramente stimolarli, non sermonizzarli, perché soprattutto dopo un anno di pandemia non scoppiano fisicamente e anche di testa, però secondo me dargli delle motivazioni sul fatto che l'incontro anche con un personaggio, no? E lo dico a Roberto, ma perché non coinvolgere, io te li passo i nominativi e so che vengono un'oretta e mezza volentieri, però facciamo un percorso dove, se dobbiamo impegnare dei ragazzi, non ci limitiamo all'autografo, ma invece facciamo appunto un discorso rispetto della squadra, rispetto dello sport, rispetto della famiglia. Cioè ci sono tanti, come diceva Don Andrea, diciamo come le chiamano, settori educativi, no? La famiglia, la scuola, quindi l'oratorio, ci sono tanti, come le chiami, agenzie educative. Ecco. Tante agenzie, secondo me le agenzie dobbiamo mettersi in gioco per dargli dei motivi
e poi magari anche la scuola, cioè andiamo benissimo, mi fa bene l'indirizzo sportivo, ma per esempio con il dirigente scolastico, l'indirizzo sportivo al liceo non è interpretato per fare il campione, ma per esempio facciamo un corso anche per insegnare a cosa vuol dire fare il geometra, quindi l'impiantistica sportiva. Ah, è vero, cavolo, facciamo. Così ci sono tanti ruoli nell'attività sportiva, non c'è solo Ronaldo che prende 30 milioni all'anno e ci sistemiamo la vita. La vita la sistemi facendo un percorso dove puoi fare il medico, il massaggiatore, il dirigente, l'accompagnatore, l'allenatore, l'arbitro, cioè, ma quanti ruoli ci sono? E secondo me, uno, è vero, i soldi sono importanti, non voglio nasconderlo, però la prima soddisfazione è quella di fare qualcosa che mi piace, cioè io in questo momento qui sono contento perché ho realizzato, e se nasco un'altra volta smetto un po' prima di giocare, perché questo ruolo qui di ingegnere progettista sull'impiantistica sportiva mi fa veramente contento, perché sento che sono anche apprezzato come professionista, a parte che non bisogna essere degli scienziati per fare il progettista di impianti sportivi, però sai, quando tu senti il calore delle persone che ti vogliono bene, che hanno piacere e quindi che ti aiutano anche a non sbagliare, anche a 68 anni mi rimetto in gioco per dire voglio essere un po' migliore di ieri. Guarda, bene, Roberto, Pierluigi. Scusa, Pierluigi, no, scusa, adesso mi hai fatto pensare alla domanda. Ecco, il rapporto che avevi con gli arbitri. Ma ti dirò, facciamo tra virgolette nel senso buono, però ruolo ruffianesco, nel senso che io non ho mai litigato con gli arbitri, sono sempre stato uno che andava lì vicino a stuzzicarli, ma non tanto per mettere in difficoltà, tipo siccome c'erano prima uno straniero solo, poi sono diventati due, il play di solito che non parlava italiano, per cui io da italiano avevo una comunicazione con l'arbitro, per cui lo so, guarda che colà sempre i 3 secondi, guarda che quello quando difende usa la mano, guarda qui, poi magari stuzzicavano un po' troppo, si incavolavano anche, no? Però ho sempre avuto, ecco, che oggi per esempio gli americani che vengono qua pensano a mettere le cuffie fino a un minuto prima di scendere in campo, non gliene frega niente della relazione con gli arbitri, mentre... Ti ripeto, veramente è stato importante anche questo ruolo, proprio per non arruffianarsi, ma per leggere la partita, sapendo anche che gli do una mano all'arbitro. Ovviamente non vado a dire i difetti della mia squadra, vado a dire i difetti degli avversari. Cioè, il regolamento lo consente, perché lo devo fare. No, no, giusto, giusto. Grazie, grazie per me. Bene, allora qua è passata un'ora. Eh? Un'oretta. L'Italia sai il risultato o no? Come? Italia-Lituania, sai il risultato? Vince 1-0 l'Italia. Ecco, intanto così diciamo, perché noi andiamo in onda giovedì, questa sera stiamo registrando, perciò chi ci ascolta avrà già letto tutto e avrà già saputo tutto. Allora, dobbiamo dirci due cose. Don Andrea, domani sera, visto che è stasera giovedì, c'è la Virtus Entella contro il Monza, giusto alle 19. E direi di chiudere questa bella chiacchierata e soprattutto aver conosciuto ancora di più Pierluigi Marzorati su temi non solo legati insomma strettamente al mondo sportivo. Quali auguri, Don Andrea, da parte tua al mondo sportivo in una sera importante per la Chiesa, no? Che è Giovedì Santo. Io dico due cose. La prima è l'importanza del tema della risurrezione, già accennato dagli altri ospiti. Noi crediamo veramente in questi giorni che ogni uomo, ogni donna possano rifiorire. E si può rifiorire nella vita partendo dal bene che c'è. A volte ne vediamo poco. Io spero che lo sport sia sempre quel luogo dove noi rifioriamo, perché partiamo da un bene presente, anche molto piccolo, ma su quel bene noi dobbiamo puntare. Sul poco bene che i giovani in apparenza fanno vedere, noi dobbiamo investire, lavorarci e non demordere. La seconda immagine, perdonatemi, mi viene da un segno che sembra quasi pagano di questi giorni, che è l'uovo di Pasqua. Tanti bambini, tanti ragazzi, ma anch'io c'ho l'uovo di Pasqua, mi confesso, aspettano di aprire l'uovo per la sorpresa. Ecco, Pasqua ci ricorda che la vita è una sorpresa
è un qualcosa di non scontato. Se noi diamo per scontato di conoscere la vita, di sapere lo sport, di sapere le regole del gioco, di sapere già che saremo forti, la vita si appiattisce. Invece lo sport, secondo me, ci aiuta a rendere la vita una sorpresa. Detto questo, concludo, visto che la vita è una sorpresa, speriamo che domani sera l'Entella ci faccia una bella sorpresa. È difficile, ma i miracoli possono sempre accadere. Buona Pasqua di cuore a tutti. Bene, grazie, grazie Don Andrea. Allora, ci salutiamo. Ciao Luca. Buonasera a tutti, una felice Pasqua a tutti. Fabrizio. Buonasera a tutti e grazie per avermi fatto vivere questa serata a fianco di Pierluigi Marzorati, oltre che ovviamente a tre grandi amici come voi. Grazie, grazie Pierluigi. Grazie a voi, auguri appunto. Ripetendo le parole di Don Andrea, sicuramente speriamo che di trovare una bella sorpresa anche l'uovo di Pasqua per rinascere anche noi e riavere stimoli e motivazione e entusiasmo per ripartire con lo sport. Bene, Don Andrea, grazie anche della tua presenza e sempre delle tue parole. Voglio salutare anche Don Paolo Zanandres, che è referente per l'ufficio diocesano sport e tempo libero. Magari prossimamente, stasera era impegnato. Grazie anche Don Andrea per le belle parole che sono arrivate in redazione per tutti noi di Telepace, sono sempre gradite e questo lo dico perché a volte così riconoscere oppure fa gli auguri col cuore fa piacere, perciò un invito anche in questo periodo di dedicare un pochino di tempo, no, con le persone vicine e per questo. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre al giovedì, sempre spunti sportivi, sperando appunto che si cominci ad andare in campo, anche se la situazione non è facile, gli sportivi comunque sanno rispettare le regole e dunque speriamo di fare anche giorni un pochino di attenzione e metterla sempre in campo. È tutto e buona Pasqua a tutti e l'appuntamento per Sportiguglia giovedì prossimo. Arrivederci. Buona Pasqua.